Da zona rossa siamo tornati in zona arancione, anche se per pochi giorni la gente ha ripreso ad acquistare? Diciamo che sono venuti più a fare dei cambi, perché sanno che dopo Natale si possono effettuare dei cambi, però questa cosa di zona rossa e zona arancione ha messo in confusione molti clienti, anche perché adesso staremo aperti 3 giorni e poi saremo chiusi fino al 4. Aperti il 4, richiudono il 5-6, c'è un po' di incertezza, la gente non sa, chiama anche in negozio per sapere gli orari di apertura. Ma gli affari come sono andati? In linea di massima si sono ridotti a dei regali un po' più facili, meno costosi. Vediamo, la situazione è molto particolare. Ma è cambiato qualcosa? No, assolutamente nulla. Il passeggio è diminuito, chiaramente, però purtroppo c'è un passeggio di ragazzini fondamentalmente. Quindi le famiglie, diciamo che soprattutto dal 23 abbiamo notato un calo elevatissimo. Gli effetti di questa pandemia si sono sentiti e si avvertono ancora, un po' per paura, un po' per l'incertezza del domani. Insomma, economicamente si è fatta sentire questa pandemia. I regali soprattutto sono mancati, diciamo, perché non avendo la possibilità di poter andare a trovare parenti, amici, una bella fetta è mancata. C'è terrore, la gente non passeggia, c'è pochissimo movimento, questa è la verità. Come dire, tanto vale restare chiusi? Probabilmente avremo guadagnato qualcosa in più. Speriamo nell'anno prossimo, perché quest'anno è meglio non pigliarlo in considerazione.